Questo programma è offerto da Agrigento, incidente stradale, 5 feriti. Villa Abate, incendiata discarica a cielo aperto. Bagheria, arrestato titolare del bar Bacio Nero. Sport, Palermo, sfida casalinga con l'Avellino. Agrigento, incidente stradale, 5 feriti. Brutto incidente avvenuto nello scorso pomeriggio nella statale 115 nel tratto che collega Sciacca e Ribera. Al momento i feriti sarebbero 5, di cui 2 gravi. Le reali cause che hanno portato alla collisione sono ancora da accertare. Si sa solo che si sono scontrati un auto articolato e un furgone Ford Transit. Il mezzo pesante si è ribaltato, bloccando la strada. Il conducente del camion che trasportava arance è rimasto praticamente illeso, mentre i feriti più gravi sono 2 operai che viaggiavano sul furgone e sono stati trasportati all'ospedale civico di Palermo con un elicottero del 118 atterrato sulla sede stradale. Villa Abate, incendiata discarica a cielo aperto. La scorsa notte, nella zona industriale di Villa Abate, parallela all'autostrada A19, una discarica a cielo aperto è andata a fuoco. Serrande, pneumatici e rifiuti di vario genere, depositati in un'area abbandonata della strada Z4, sono andati a fuoco. Il rogo è durato per circa 2 ore. La fitta nube si è alzata, mischiandosi al forte vento di scirocco. Quell'area è abbandonata a se stessa, nel più totale degrado e incuria. Eppure quella è una zona non solo industriale ma anche residenziale. Molti sono i residenti stanchi di questa situazione gravissima, ma poco conosciuta al di fuori delle zone limitrofe. La gente di qui sembra ormai abituata a convivere con questa discarica, lo dice un lavoratore della fabbrica adiacente alla discarica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Bagheria, il 6 aprile si saprà il nome del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle bagherese ha annunciato attraverso il suo sito che comunicherà il nome del proprio candidato sindaco per le elezioni del 25 maggio nell'assemblea del 6 aprile. L'incontro comincerà alle 16.30 in via Leon Battista Alberti numero 18. Chiunque voglia parteciparvi è libero di farlo. Durante la suddetta assemblea verranno discussi anche i metodi di selezione degli assessori che dovranno lavorare a stretto contatto con il primo cittadino ed inoltre le modalità di realizzazione del programma che verrà stilato con la collaborazione dei cittadini. Gli attivisti del movimento invitano la cittadinanza a partecipare ai diversi incontri programmati dal 7 al 14 aprile in orari diversi ma sempre presso Villa Cattolica Bagheria, per stilare, insieme ai cittadini, un programma ad hoc per la frazione marinara di Bagheria. Sicilia, il ministro Alfano lancia l'allarme immigrazione. Angelino Alfano lancia un disperato allarme sul fronte immigrazione. Da un'intervista rilasciata all'ANSA, il ministro dell'Interno ha sentenziato: in Nord Africa ci sono tra 300 e 600.000 persone in attesa di transitare nel Mediterraneo. Alfano ha poi continuato: non è una questione solo italiana, ci batteremo perché questa frontiera venga difesa. C'è lo strumento, si chiama Frontex e va potenziato. Nei primi 3 mesi del 2014 si apprende da fonti del Viminale che sono 10.962 gli stranieri sbarcati in Italia nei primi 3 mesi dell'anno, un numero preoccupante che allarma anche la Lega. Secondo i leader del Carroccio, Salvini, la causa dell'aumento degli sbarchi è da attribuire alla cancellazione del reato di clandestinità. Palermo, mafia e pizzo, 7 gli arresti. I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno eseguito 7 provvedimenti restrittivi emessi dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di uomini ritenuti responsabili di estorsione, rapine e lesioni personali con l'aggravante del metodo mafioso, facenti capo ai mandamenti di Porta Nuova e Bagheria. Grazie alle indagini condotte dai carabinieri, tramite l'utilizzo di telecamere spia posizionate all'interno del ristorante ritenuto fulcro del racket, hanno permesso di registrare la richiesta di denaro fatta alle 2 vittime, 2 autotrasportatori, a cui avrebbero fatto richiesta di pizzo.
I responsabili avrebbero fatto leva sulla forza di intimidazione connessa a un sodalizio di tipo mafioso e a delle condizioni di assoggettamento ed omertà ad esse derivanti. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091-8467-529. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, contrada Filaccina, a Bolognetta. Bagheria, arrestato titolare del bar Bacio Nero. Il titolare del bar Bacio Nero di via Papa Giovanni XXIII a Bagheria è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato di energia elettrica. L'uomo infatti avrebbe sottratto energia elettrica per 20.000 euro. Il locale commerciale registrava un consumo di energia inferiore rispetto a quello effettivo per via dello stratagemma del magnete apposto sul contatore. L'uomo è stato giudicato in via direttissima ieri ed è tornato in libertà in attesa di processo. Ficarazzi, cadono calcinacci da un palazzo. In corso Umberto I, al civico 550, stanno intervenendo i vigili del fuoco e i vigili urbani per frenare la caduta di calcinacci dai cornicioni di un palazzo abbandonato. L'edificio è al momento transennato e i vigili stanno intervenendo anche con le gru. Le forze dell'ordine hanno dovuto bloccare il traffico nella strada per evitare ulteriori danni a cose e persone. Inoltre, il negozio sottostante è stato chiuso. Secondo le testimonianze raccolte, la situazione continua ormai da parecchi giorni. Gli abitanti della zona hanno affermato che le forze dell'ordine erano già state avvisate da alcuni giorni, ma l'intervento è giunto solamente ora. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Ragusa, operazione antidroga. La Polizia di Stato di Ragusa ha eseguito 22 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti inseriti in un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, cocaina e marijuana. L'organizzazione aveva la propria base logistica nella cittadina di Comiso. Tra i membri dell'associazione vi sono diversi soggetti, dediti alla pastorizia, che utilizzavano espressioni in codice nelle conversazioni con i sodali. In particolare la parola agnello corrispondeva a un chilogrammo di sostanza stupefacente. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile di Ragusa con la collaborazione del commissariato di Comiso. Regione, slitta ancora il rimpasto. Ancora rimandata la formazione del nuovo governo Crocetta. Il motivo sarebbero i mancati accordi tra i partiti in ballo, il PD e l'UDC tra gli altri. Crocetta lavora uno schema che prevede 4 assessori al PD, 2 all'UDC, uno ciascuno a DRS, articolo 4 e megafono, più Linda Vanchieri, Lucia Borsellino e in più la nomina di un esperto ai rifiuti. Conseguenza di tutto ciò, verrà rimandata l'approvazione della legge sul pagamento dei debiti verso le imprese e la finanziaria bis. Ma c'è di più, pare infatti che siano a rischio anche gli stipendi di aprile negli enti regionali, che dopo la bocciatura della finanziaria a gennaio non hanno più risorse per i circa 30.000 dipendenti. Palermo, il SUAP blocca la stagione balneare. Stagione balneare a rischio per lidi, cabine, ristoranti e locali sulla spiaggia. Gli uffici comunali sono infatti pronti a dare 2 di picche alle comunicazioni annuali degli operatori commerciali con attività entro i 150 metri dalla costa di Palermo. Il SUAP negherà di fatto da quest'anno le autorizzazioni ad aprire o a montare le cabine tra Mondello e Laddaura. Un no obbligatorio, visto che Palazzo delle Aquile dal 2005 non si è mai dotato del piano per il demanio marittimo. A rischio dunque la stagione per l'immobiliare italo-belga, la Marsa, la Torre e altre 15 attività sulla costa palermitana. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra.
Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacria News24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Palermo, domenica tutti alla mostra Cinofili in via Messina Marine. Domenica 6 aprile, dalle ore 8 alle 11, si terrà presso il campo sportivo Stella d'Oriente di via Messina Marine il primo trofeo dei 1000, organizzato dal gruppo cinofilo dei 1000 in collaborazione con l'associazione di volontariato Tuteliamoci Onlus. La mattinata, ricca di cultura, prevederà una mostra canina e tanti giochi che moltissimi amici a quattro zampe eseguiranno. All'iniziativa è stato dato un tocco solidale attraverso la raccolta di beni di necessità che Tuteliamoci effettuerà in questa occasione. Il presidente di Tuteliamoci, Carmelo Castello, commenta: «Un'iniziativa ricca di cultura che prevede il contributo di ciascuno. Aiutateci ad aiutare. Quello che ci è dato gratuitamente lo doniamo». Marsala, tornano le fiabe siciliane. L'autore delle fiabe di Giufà e Colapesce, Giuseppe Pitrè, dopo un secolo e mezzo, riemerge dalla tradizione popolare siciliana nella prima traduzione integrale in italiano moderno. Grazie alla collaborazione tra Donzelli Editore e Fondazione Sicilia, uscirà in libreria una doppia raccolta di queste fiabe. Una più grande in quattro volumi, con il testo siciliano a fronte del titolo Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, e una più piccola dal titolo Il Pozzo delle Meraviglie, 300 fiabe, novelle e racconti popolari siciliani. Quest'ultima verrà presentata lunedì 7 aprile presso l'ex convento del Carmine di Marsala alle ore 18. Sarà presente Bianca Lazzaro, traduttrice del volume edito della casa editrice Donzelli, con la quale si aprirà una conversazione arricchita dall'intervento del professore Lorenzo Calamia e impreziosita dalle letture dell'attore Alberto Nicolino. L'Associazione Culturale CAT, col patrocinio del Comune di Marsala in presenza della traduttrice Bianca Lazzaro e dell'assessore alla cultura e al turismo Patrizia Montalto, presenterà giorno 8 aprile alle ore 10.30 presso la Biblioteca Comunale di Marsala il progetto Il Libro Parlante. Il progetto è indirizzato ai bambini dai 6 ai 10 anni all'interno della nuova sezione Piccoli Lettori della biblioteca, dove non si terranno attività di sola lettura, ma anche delle attività laboratoriali, in modo da stuzzicare la fantasia per rielaborare assieme storie da raccontare e personaggi da animare. Dal 9 aprile si darà invio agli incontri con cadenza settimanale fino al mese di giugno. Questo programma è stato offerto da Buongiorno a tutti gli italiani che si affidano ad ilmeteo.it, grazie di cuore veramente. Previsioni per venerdì 4 aprile, perturbazione in azione al centro, al sud e parte del nord con piogge e temporali diffusi. Ecco il dettaglio: al nord sarà molto nuvoloso ovunque, ma le precipitazioni localmente temporalesche interesseranno solo il basso Piemonte, la bassa Lombardia, il Veneto meridionale e tutta l'Emilia-Romagna. Sarà più asciutto altrove con
delle schiarite sull'Alto Adige. Spostiamoci al centro, dove le precipitazioni interessano gran parte delle regioni. Temporali più probabili in Sardegna, tra Toscana e Lazio, Abruzzo e Molise. Raggiungiamo le regioni meridionali, dove le piogge arrivano, vediamo, sulla Campania, ma nel corso del pomeriggio peggiora un po' ovunque, anche con temporali più asciutti e anche soleggiati settori ionici e la Sicilia centrale e meridionale. Nevicate in Appennino sopra i 1500-1700 metri, sulle Alpi occidentali siamo oltre i 1700-1800 metri, venti moderati o forti, meridionali sull'Adriatico, Ionio e Basso Tirreno, più settentrionali sul Mar Ligure e Alto Adriatico. Temperature previste minime in deciso aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra gli 11 e i 14 gradi un po' ovunque. Di giorno registreremo 18-22 gradi al nord, 14-19 gradi al centro e non più di 18-20 gradi al sud. Amici, l'aggiornamento si conclude qui per il momento. Grazie per averci seguito, vi aspettiamo domani sempre solo con ilmeteo.it. Ciao! Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 4 aprile, si ricorda Sant'Isidoro. Il nome Isidoro, dal greco Isidoros, composto dai termini Isis, nome della dea Iside, e Doron, dono, può essere tradotto come dono di Iside. Dice il proverbio, i 4 aprilanti, 40 di duranti. Sono nati oggi Francesco De Gregori, Irene Pivetti, Loris Capirossi. Il 4 aprile 1850, con una popolazione di appena 1610 persone, nasce in California la città di Los Angeles, oggi centro economico, culturale, cinematografico e scientifico di rilevanza mondiale. Nel 1968, colpito da un colpo di fucile, muore a Memphis Martin Luther King, leader del movimento per i diritti civili dei neri, fautore della non violenza e premio Nobel per la pace nel 1964. Infine, il 4 aprile 1973 viene inaugurato a New York il World Trade Center, noto in tutto il mondo per le torri gemelle e per gli attentati dell'11 settembre 2001 che le distrussero. Maria Callas ha detto: "Abbiamo l'arma più grande nelle nostre mani, siamo donne". Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, venerdì 4 aprile. Ariete, strizzando l'occhio ad Urano, la luna di transito in Gemelli riporta in auge la vostra vivacità, l'entusiasmo e la voglia di mettervi in gioco. Ideale per assistere ad uno spettacolo, per ricevere e inoltrare inviti, il divertimento è assicurato. Toro, avete conti in sospeso, problemi relativi a mutui, prestiti e crediti da incassare? Potrebbe essere la giornata giusta per sistemare ogni questione. Venere in Acquario impone cautela e discrezione nei rapporti con i colleghi e con il prossimo in genere. Gemelli, la luna nel vostro segno è pronta a favorirvi promuovendo incontri e progetti, ma tra dire e il fare c'è di mezzo Nettuno che semina imprevisti. Mettete al bando la malinconia, le insicurezze e preparatevi a conoscere facce e luoghi nuovi. Cancro, il ritmo evidenzia un'esigenza di interiorità e di concentrazione che si esprime anche a livello fisico. Date spazio al relax, a letture o a riflessioni significative. Le preoccupazioni riguardo ai rapporti interpersonali sono solo frutto della vostra immaginazione. Leone, ci voleva proprio la luna in Gemelli per ritrovare una disposizione d'animo allegra e leggera. Successo in società, affari a gonfie vele, una bella girandola di appuntamenti, visite e telefonate che non vi lascerà un attimo di respiro. Vergine, situazioni che si bloccano o cambiamenti inaspettati. La luna in Gemelli, aizzata da Nettuno, vi manda letteralmente nel pallone. Una giornata storta può anche capitare, per cui vedete di non farne un dramma e di non reagirne malamente. Bilancia, il passaggio della luna in Gemelli riporta ipso facto il buon umore. Vita sociale e sentimentale giocosa ed effervescente, novità online. È ora di uscire allo scoperto, dimostrare a tutti quanto valete e darvi da fare per procurarvi buoni agganci. Scorpione, tirate un sospiro di sollievo, gli impegni sono sempre tanti, ma oggi la fatica non vi spaventa e siete più ben disposti verso i collaboratori. Magari dovreste chiedere scusa a chi vi circonda per le recenti intemperanze, ma non si può pretendere troppo. Sagittario, sotto il tiro della luna in Gemelli che vi blocca sul fronte dei viaggi e della comunicazione, qualche delusione o intoppo appare inevitabile.
grazie alle vostre risorse nascoste incassate bene i colpi e vi attivate per cercare soluzioni adeguate ai problemi. Capricorno, non ci saranno grandi novità, ma una tranquilla routine e una diligente curiosità che si rivelerà molto produttiva sul piano pratico. Sfruttate il tempo libero per rivolgere attenzioni al corpo, poco per esultare, ma come sempre chi si accontenta. Acquario, in sintonia con Urano, la Luna in Gemelli regala ottimismo e simpatia. Incontri, contatti e svaghi saranno il fiore all'occhiello della giornata. Eventi culturali, allegre scorribande con gli amici, concerti e spettacoli a cui non potete proprio mancare. Pesci, difficile passare indenni sotto il tiro della Luna in Gemelli che le prende anche da Nettuno. Nervosismo, sfasamento e umore cupo, vi sguidi in relazione ed affari e comunicazioni. Per non combinare guai, mettete più attenzione a ciò che fate.